Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, lo sapete ormai è lo slogan di Tessiland Condivision. Anche quest'oggi analizzeremo insieme quattro progetti che hanno riscosso più successo, più mi piace, più commenti, più interazioni durante il mese di marzo. Parleremo di accessori, parleremo di abbigliamento e c'è anche un progetto davvero molto emozionante perché nato da una persona molto speciale, creato per un motivo altrettanto speciale. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi, non prima ovviamente della nostra sigla. Il primo progetto è di Maria Sorce. Allora, Maria ha realizzato questa meravigliosa pochette con il Thai Sublime Lux carta da zucchero e la Click Clack bracelet o come vogliate chiamarla, quella più piccolina, vale a dire la 12,5x7. Ci ha inviato un vocale con qualche foto, quindi io mi taccio e ascoltiamo. Ciao a tutti, sono Maria Rita Sorce, vivo ad Agrigento, capitale della cultura 2025, e sono felice di aver conosciuto voi della Tessiland e l'arte dell'uncinetto, purtroppo solo 5 anni fa, periodo della pandemia. In quel periodo avevo perso il mio lavoro e volevo imparare qualcosa, volevo dare sfogo alla creatività. Così ricordo il mio primo lavoro, un po' timorosa, non conoscendo nulla su filati, uncinetto. Ho fatto il mio primo ordine su Tessiland. Ricordo, avevo comprato dei gomitoli di Céline e ho cominciato a realizzare una copertina aiutandomi con i vari tutorial che trovavo sul canale di YouTube. È stata una gioia vedere come dei gomitoli potevano trasformarsi in qualcosa, in un progetto, e così ho iniziato a sperimentare vari filati, cordini per borse, a conoscere bravissime youtuber come l'ha fatta tutto fare, e è stato un continuo lavorare. L'ultimo progetto che ho realizzato è stato un esperimento. Mi era avanzata poco più di metà di una rocca del Sublime Lux, carta da zucchero, e siccome non amo vedere rocche avanzate, ho comprato questa chiusura Click Clack. La cercavo piccola affinché potessi riuscire a completare il progetto senza difficoltà. Così, amando il punto giasmino, punto gelsomino, con un uncinetto numero 5 ho creato un rettangolo a punto basso, grande quanto il perimetro della Click Clack. Ho lavorato in tondo fino alla lunghezza di 15 cm circa, mi dava l'idea della carrozza di Cenerentola, ma è stato così divertente sperimentare, dare sfogo alla propria creatività. È vero, devo dire che ho perso il mio lavoro, però ho trovato voi, ho trovato una grande passione che non ha uguali. Grazie infinite per tutto quello che fate. Se facciamo tutto questo è proprio perché sappiamo che dall'altra parte ci sono persone come te e tante altre che meritano tutte le meraviglie che Tessiland può offrire. Il secondo progetto invece di quest'oggi è di Paola Mattera, o Mattera, non so, comunque lei ha realizzato questo meraviglioso cardigan lungo preso spunto da un tutorial di Yolanda, vale a dire dal canale di Tejer es de Guapas, e il nome del tutorial è Abrigo Pandora. Anche Paola ci ha inviato un vocale e qualche foto, e quindi ascoltiamo e guardiamo insieme che cosa ha da dirci. Sì, ciao Valentina, buongiorno a tutti. Sono Paola, mi presento, Paola Gasparini di Vittorio Veneto, abito nella provincia di Treviso, e niente, vi voglio presentare, appunto spiegare un po' come ho fatto, lo chiamo un po' spolverino, ma diciamo cardigan lungo, la tecnica mosaico. E io vado spesso su internet e guardo per vedere i punti, fantasia, le cose belle da vedere. Io adoro questo mosaico, l'ho visto per caso dalla maestra spagnola Tejer es de Guapa, mi sembra che si chiama così. Niente, ho provato, ho riprovato, ho provato ancora,
finché sono riuscita a fare qualcosa di corretto, diciamo. E si dice che col mosaico ci vuole un filato, diciamo, non troppo fine, non troppo grosso, e quindi ho scelto l'Hermann. Mi piaceva queste sfumature un po' verdi. Ho preso poi il bianco della Edith perché volevo proprio che si vedesse bene la differenza tra questi due colori, e sono andata avanti così, prendendo le mie misure, perché sono abbastanza abituata a fare cardigan, conosco più o meno bene. Faccio sulla 44-46, c'ho il manichino, ci provo, riprovo, se va, non va, non lo so, disfaccio, ricomincio, però mi è andata bene questa volta. Ho fatto, diciamo, sette disegni, sette, come dire, scusate perché io sono di lingua madre francese, quindi faccio anche degli horror in italiano. E niente, ho fatto sette motivi, 18 maglie, sono andata avanti fino a sotto le braccia. Poi ho diviso il lavoro, sono continuata, ho fatto a modo mio la forma che volevo, eh? E ho finito i bordi con dei punti alti, semplicemente. Voilà, cosa devo dire? Che sono molto contenta dei filati, che sono bellissimi da lavorare. Veramente ringrazio sempre la Tessiland. Ho fatto un sacco di cose che dovrò postare altre foto comunque. Io ringrazio tantissimo ancora tutto il team. Spero che mi sono spiegata abbastanza bene, e vi dico alla prossima creazioni. Ok, ciao Valentina, ciao a tutti. Paola, assolutamente sì, ti sei spiegata benissimo. Allora, come avete visto, Paola ha utilizzato un Hermann. Per le più attente, o comunque per chi ci segue tra dirette, news, reel e condivision, sa che ci sono da pochissimo tempo dei bollini che identificano un po' gli articoli che verranno poi via via eliminati. Nel caso dell'Hermann, ad esempio, c'è il bollino fino ad esaurimento scorte. Cosa significa? Che questo filato, una volta terminate le scorte, che comunque potrete tenere d'occhio grazie alla quantità disponibile che mettiamo sempre sotto ogni articolo. Occhio, mi raccomando. Una volta esaurite queste scorte, l'Hermann non verrà più riassortito. C'è un altro bollino su alcuni set, ad esempio lo potrete trovare sulle mattonelle 28x7, Tessiland Exclusive Limited Edition. Cosa significa? Che si tratta di nuovi articoli, ma davvero ad edizione limitata. Quindi, se volete realizzare qualcosa di unico che potrete possedere solo voi in via del tutto esclusiva, acquistare insomma uno di questi set ve lo permetterà. Adesso invece parliamo di una persona davvero molto speciale con una storia che lo è altrettanto. Non ci ha inviato video, non ci ha inviato vocali, ma poco importa, perché invece ci ha scritto e ci ha scritto tante cose, e soprattutto la lezione che possiamo imparare dalle parole che ci dirà Lorella sarà davvero molto importante, oltre che emozionante. Ma io, si sa, sono una piagnona, quindi insomma è facile. Partiamo dalla creazione. Lei ha realizzato una coperta delle temperature utilizzando 8 colori diversi di bravissimo da 50 grammi, il tutto lavorato con uncinetto numero 5. Lorella ci scrive: mi chiamo Lorella e abito in un piccolo paese della provincia di Parma, Noceto, con i suoi 13.263 abitanti. Ha una piccola piazza dove si erge la Rocca del San Vitale del XIII secolo. Il nome deriva da tutte le noci che sono state piantate, quindi è il paese delle torte alle noci e del nocino, delizioso liquore con noci, zucchero e alcol. La mia passione per l'uncinetto arriva all'età di 6-7 anni, guardando e osservando le nonnine, sino al momento dei giornali specializzati e ovviamente ai social. La mia coperta delle temperature è stata lavorata con il filato di Tessiland bravissimo da 50 grammi, con l'uncinetto numero 5 ed 8 colori. La coperta è per un letto singolo senza bordi e misura 1,15 metri per 2 metri. Ho usato circa 1,4 kg di filato. Il punto è chiamato puntolino, cioè un punto basso, una catenella, alternando tutti i giri successivi. Questo filato scorre benissimo e fa molto caldo e non si sforma al lavaggio. Ho voluto raffigurare l'anno 2022. Ogni giorno è una riga, ogni riga un colore abbinato alla temperatura media di quel giorno. Ogni mese una pallina colorata, ma c'è un giro speciale, d'oro, il 29 di ottobre.
giorno della mia rinascita, trapianto del rene. Dopo 4 anni di dialisi, 2 volte alla settimana per 4 ore, tanti buchi, dove pensi e speri che tanto dolore finisca in qualsiasi modo. Si continua a combattere, sempre, con obiettivi diversi tutti i giorni, la famiglia e vari progetti. Io anche l'uncinetto. Ma quel 29 ottobre 2022 una persona ha spento per sempre la sua vita per salvarne altre 2. Io e Giusy, 2 gemelle di rene. È solo grazie alla famiglia del nostro angelo se oggi io e Giusy possiamo continuare a vedere, ascoltare e assaporare un altro po' di vita normale. Purtroppo ci sono tantissime persone, anche molto giovani, che stanno aspettando un dono grande da parte di tutti noi. È una cosa che continuerebbe a darci una dignità enorme, anche dal momento in cui non ci saremo più. Questa è la coperta della vita, dedicata ad un angelo che insieme a me e Giusy continuerà la strada che si era interrotta. Grazie. E noi invece non possiamo che ringraziare Lorella per averci parlato della sua storia, per averci raccontato se stessa in una maniera così intima e per averci, come vi avevo già anticipato prima, trasmesso tanti bellissimi messaggi. Quello dell'altruismo, della gentilezza, della riconoscenza. Messaggi che è importante mettere in pratica ogni giorno, nel nostro piccolo, come possiamo. Quindi davvero grazie ancora Lorella. Riprendiamoci da queste fortissime emozioni che Lorella ci ha dedicato e passiamo invece a Claudia Ventura, che è il progetto che ha tenuto più mi piace durante il mese di marzo. Ha realizzato questa meravigliosa creazione con Iggy grigio e verde acqua, il tutto lavorato con un uncinetto numero 4. Lei ci ha inviato un video in cui vediamo le sue bellissime mani, quindi via di creatività. Ciao a tutti, io sono Claudia Ventura e vivo a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco. Allora, niente, io ringrazio innanzitutto la Tessiland per avermi contattata. E come vedete sto realizzando un'altra maglia di questo tipo. Io sono fan del cotone Iggy, lo compro da tantissimi anni e lo trovo veramente eccezionale, ben ritorto, di una brillantezza incredibile. Per questo progetto, come vedete, ho scelto il grigio e il verde acqua, che dà un contrasto bellissimo. Avevo utilizzato anche per realizzare un'altra maglia in contrasto il ciclamino e devo dire che è venuta molto bene anche quella. E per realizzare questa maglia, che è una taglia M, ho utilizzato all'incirca 10-11 gomitoli di grigio e circa 2,5 di verde acqua. Sto utilizzando l'uncinetto 4, appunto per una taglia M, ma se volete ottenere un'altra taglia potete utilizzare anche un uncinetto più piccolo o più grande, a seconda anche della vostra mano. Io ringrazio la Tessiland, sono stata davvero contenta e niente, un saluto a tutti e a presto, ciao! Grazie infinite Claudia per averci inviato questo video e dato tutte le indicazioni utili e complimenti per il risultato ottenuto. E questa nuova ed emozionante puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio ovviamente per averci seguito, mi auguro possiate essere stati in tanti perché i progetti di oggi erano davvero molto belli. Ovviamente è inutile dire che il messaggio di Lorella merita di essere trasmesso il più possibile. Quindi condividete questo video, commentate, cliccate mi piace. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, vale a dire Instagram, Pinterest, TikTok, Facebook. Su YouTube attivate la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri video, news, reel, shorts, di tutto e di più insomma. Di seguirci sulla pagina Facebook Meglio di Maya, ma di iscrivervi anche sul gruppo Tessiland, di leggere i nostri articoli sul blog presenti sul sito, iscrivetevi alla newsletter, così da ricevere ogni tanto quei graditissimi sconti, quegli spoiler, quelle novità, quei suggerimenti che tanto ci fanno del bene. E ringrazio ovviamente Maria Teresa, Paola, Lorella e Claudia per averci permesso di parlare dei loro progetti, di se stesse e di questa unica, immensa creatività che condividiamo tutti insieme. Grazie ancora, noi ci vediamo quindi il mese prossimo per una nuova puntata di Tessiland Condivision. Ciao!